Daydreamer anticipazioni sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre. Jean chiede a Sanem di sposarlo, ma lei rifiuta la sua proposta di matrimonio. Sanem rientra in agenzia e Jean l'accoglie all'ingresso molto affettuosamente. Peccato che arrivi Seida ad interromperli. La donna avverte Jean che Fabrice sta lanciando un nuovo profumo e pertanto è necessario mettere in evidenza il lancio della loro campagna pubblicitaria. Sanem ascolta il tutto e, uscita dall'ufficio di Jean, chiede aiuto a Leila, ammettendo di aver commesso un grosso errore. A casa Edin, Sanem e Leila pianificano qualcosa per far riconciliare i genitori, organizzano una cena molto romantica e li chiudono in sala, poi scappano via. I due si siedono a tavola e si prodigano i complimenti l'uno per l'altro, mentre guardano vecchie foto, poi parlano e poi si riappacificano. Sanem si reca da Jean, i due si stanno abbracciando affettuosamente quando arrivano Emre e la madre, che non sentendosi a suo agio in albergo si sta trasferendo in casa di Ivit. Intanto suonano alla porta e sopraggiunge l'intero ufficio per lavorare sulla campagna di McNennon. Tutti parlano della compagna e del probabile profumo preparato da Fabri. Sanem è a disagio ed Emre la osserva. Arriva anche Uma e Sanem le prepara il tè. Sanem è felice perché la donna pare più cortese con lei, ma Jean la mette nuovamente in guardia, dicendole che non la conosce. Suonano alla porta ed è Seida, invitata da Uma. Leila intanto chiama Sanem, le comunica che i genitori si sono riappacificati e le chiede di tornare a casa. Jean la riaccompagna e poi si trasferisce nella casa in montagna. Là, Jean apre una scatola in cui trova una fotografia di lui e di Emre piccolissimi insieme alla madre e la osserva a lungo. Intanto Uma dice a Seida che lei è perfetta per Jean. Uma vuole separare Jean e Sanem, ma Emre le ribadisce che il fratello sta con Sanem. Uma afferma che Jean è confuso e che c'è qualcosa in Sanem che non la convince. L'indomani Emre e Jean parlano in ufficio. Quest'ultimo è risoluto a rimanere in montagna finché la madre sarà a casa loro e comunica che in giornata farà la proposta di matrimonio a Sanem. Da quando ha incontrato Sanem ha imparato ciò che significa amare e fidarsi di qualcuno. Emre esce dall'ufficio di Jean e dice a Sanem che vorrebbe parlarle, ma arriva Jean e vuole che la ragazza vada con lui. Allora Leila e Emre si incontrano in una caffetteria e Leila vuole sapere cosa volesse dire alla sorella. Emre racconta a Leila di aver visto Sanem uscire dalla compagnia di Fabri e le chiede conferma della cessione del profumo da parte della ragazza, cosa che lui sospetta. Leila glielo conferma e gli dice anche che a breve Sanem vuole raccontare tutto a Jean. Emre mette a corrente Leila del fatto che Jean vuole fare a Sanem la proposta di matrimonio e la invita ad avvertirla perché non vuole vedere il fratello distrutto. Leila però non riesce a contattare la sorella, così lei e Emre decidono di raggiungerli alla casa di montagna. Mentre sono in auto, Emre riceve la telefonata di Eileen che vuole sapere dov'è e vorrebbe andare a cena con lui, ma lui rifiuta. Emre chiede poi a Leila se c'è qualcosa tra lei e Osman. Lei risponde che sono cose sue personali e loro sono lì per Jean e Sanem. In questa puntata Jean e Sanem raggiungono la casa di montagna che lui ha allestito in modo romantico per un'occasione speciale. Sanem è triste per la questione del profumo ceduto a Fabri, della quale Jean è ancora all'oscuro e gli dice che vorrebbe rimanere lì per sempre, solo con lui e la natura. Poi, tra tante coccole, Jean le presenta l'anello fatto con la pietra di luna bianca, quello che Sanem aveva rotto accidentalmente, dicendole che lei è la sua faccia luminosa. Da quando l'ha incontrata si sente una persona diversa, ha paura, ma nel contempo si sente anche tanto forte. Davanti a una Sanem visibilmente emozionata, finalmente le chiede di sposarlo. Sanem gli dice che vuole tanto accettare la sua proposta, ma c'è qualcosa di importante che gli vuole dire. Mentre Sanem cerca di trovare le parole per raccontargli la verità, viene interrotta dall'arrivo di Emre e Leila. Quest'ultima, con la scusa che la madre sta male, convince la sorella ad andarsene. Emre e Leila intrattengono Sanem in auto, le spiegano che Mekibe sta bene, che era solo una scusa e che Emre sa tutto. Le chiedono se ha rivelato tutto a Jean, ma Sanem nega. Emre le dice che se Jean scoprirà la verità, tutto finirà. Sanem ribadisce che deve dirgli la verità e che non accetterà la proposta di matrimonio finché non l'avrà fatto. Intanto Jean è rimasto solo alla capanna e si gira e rigira tra le mani l'anello.
Sanem lo chiama per dirgli che la mamma sta meglio, ma Jean è piuttosto freddo con lei. La ragazza esce dall'auto per rientrare in casa con le lacrime agli occhi, nonostante Leila le dica di stare tranquilla che tutto si sistemerà. Emiré informa la madre che Sanem ha rifiutato la proposta di Jean e lei è dunque sicura che Sanem stia nascondendo qualcosa. Anche Aileen viene a saperlo e lo comunica a Fabri, visibilmente compiaciuto, giacché ora Sanem sta facendo il loro gioco. Intanto Osman chiede a Leila di incontrarsi, ma lei lo informa di essere troppo impegnata in questa settimana e non può vedersi con lui. Osman le dice di chiamarlo quando sarà libera. Jean chiede a Sanem di incontrarsi al mare, vuole parlare subito con lei e avere una spiegazione. Là Sanem gli dice che forse stanno andando troppo di fretta. È da poco arrivata sua madre e lui è un po' confuso. Lui risponde che questo è un suo problema e sembra che lei stia cercando delle scuse. Lei ribadisce di amarlo. Jean la mette alle strette dicendole che deve pensarci e decidere ciò che vuole. Intanto Aileen si reca in archivio e sbiccia tra gli appunti di Sanem, ma Gege, giunto lì per caso, la coglie in fragante e lei si spaventa. Sopraggiunge Deren e Aileen le fa credere di aver trovato uno slogan per la campagna pubblicitaria, in realtà rubato dal quaderno di Sanem. A casa Divit intanto Uma parla con Emiré e si lamenta perché dice che Jean è fuori tutte le notte per colpa di Sanem. Emiré però le dice che sa benissimo che la colpa non è di Sanem. Jean parla brevemente con la madre, desiderosa di parlare con i suoi figli e di sistemare il loro rapporto, ma lui le dice che per stare bene non devono avere rapporti, quindi se ne va. Uma chiama Jada, dicendo a Jean che è triste, ha litigato con Sanem ed è andata al bar. Jada allora chiama Jean, fingendo di non sapere nulla, e lui le dice che sta al bar, così quando gli chiede se può raggiungerlo, lui acconsente. Dopo un po' Sanem chiama Jean per sapere come sta e mentre stanno parlando arriva Jada che lo saluta e lo bacia e lei sente tutto. Sanem entra in crisi e spera di non perdere Jean. Lui le ha detto che sono al bar e lei immagina di raggiungerli e di stendere Jada al tappeto. Intanto al locale Jada cerca di farlo parlare ma lui non vuole, gli fa presente che è triste e che vuole stare da solo. Dopo che Sanem ha rifiutato la proposta di matrimonio di Jean per via della bugia riguardante la cessione del suo profumo a Fabri e nonostante Sanem gli abbia detto che lo ama profondamente, Jean si mostra freddo nei suoi confronti e temendo di perderlo per sempre Sanem a casa crede di impazzire. Allora, immaginando che Jean e Jada si rechino alla casa di montagna, si fa prestare l'auto da Osman, in realtà poco convinto di lasciargliela usare. Poco dopo aver raggiunto la casa di montagna arriva Jean in tassi da solo e Sanem, soddisfatta di questo, risale sull'auto, ma nel tentativo di andarsene velocemente facendo retromarcia va a sbattere. Jean le chiede perché è lì e perché se ne sta andando. Sanem gli risponde che era incuriosita da lui. Jean si arrabbia e le dice che non si fida di lui perché è venuto a controllare se era lì con Jada. Lei gli dice che si fida di lui ma non di Jada. Allora lui ribatte affermando che lei aveva ragione, non si conoscono abbastanza, da ora in poi non sentirà più da lui la parola matrimonio. Adesso non ci resta che guardare l'episodio. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!